Salve, benvenuti in questa mia nuova sessione di video tutorial con Reaper. Come meglio iniziare inquadrando un vecchio PC portatile con una telecamera? Questo perché volevo farvi vedere come recuperare un vecchio PC portatile installando Linux. In questo caso è l'Ubuntu, una distro di Linux più leggera rispetto a Ubuntu che si presta molto ad essere installata su questi vecchi PC per farli rifunzionare molto più velocemente rispetto ad altri sistemi operativi senza fare il nome. Allora, io qui già l'avevo installato, ma vi faccio vedere, buttiamo nel cestino, yes! Allora, come procediamo? Innanzitutto vi faccio vedere, andiamo nella pagina di Reaper, dunque browser reaper.fm. Ecco qui la pagina di Reaper, andiamo direttamente nel download, qui lui ci dà le due versioni di Windows e per il Mac, 32 e 64 bit. Oh, questa operazione che sto facendo va bene anche per gli utenti di Linux che magari hanno un computer di ultima generazione e hanno deciso di installare Linux di ultime versioni. Non proprio con l'ultima versione di Ubuntu, perché devono aggiornare appunto questa applicazione qui che adesso vi faccio vedere. In questa dicitura la Cocos ci dice che la versione di Windows di Reaper gira benissimo sotto l'applicazione Wine, che è un'applicazione che si può installare sotto Mac e sotto Linux, che serve appunto a far girare gli esecutivi di Windows sotto altri sistemi operativi. Devono fare l'aggiornamento per l'ultima versione di Ubuntu, che sull'ultima versione di Ubuntu so che non funziona. La versione precedente invece di Ubuntu funziona, dunque anche a 64 bit, e possiamo far funzionare Reaper tranquillamente a 64 bit. Allora, come prima cosa vi faccio vedere, partiamo proprio dall'incomincio, come si dice in italiano. Allora, qui questo è il gestore dei pacchetti di Linux, nel mio caso l'Ubuntu Software Center. Allora, andiamo a scrivere Wine, che si pronuncia Wine, infatti tradotto in inglese è vino, e come possiamo vedere abbiamo l'icona del bicchiere di vino. Io l'ho già installato, infatti c'è la spunta, comunque se basta fare clic e installarlo, su Linux è facile gestire i pacchetti di installazione. Non come altri sistemi operativi senza fare nome. No, una piccola parentesi, perché questo computer, pensate che è un vecchio computer, infatti vi vorrei far vedere le prestazioni che aveva questo computer. È un Intel Celeron del 530 con 1,73 giga e 1 giga di RAM, e c'è l'Ubuntu 15.4. Lui fa vedere Ubuntu perché comunque è sempre un derivato di Ubuntu. Ho perso il filo, cosa volevo dirvi? Ah, che sì, questo vecchio PC io avevo XP, ma dopo essersi incasinato varie volte, formattazione e ristallazione, niente ragazzi, dopo un anno il computer era morto praticamente con Windows. Ho deciso così di installarci Linux, questa versione qui, che sono ben 3 anni che l'ho installata, ci faccio di tutto, installo, disinstallo, vado su internet, e è rimasto lì indeppinto, veloce come il primo giorno dell'installazione. Ok, allora, dopo aver installato l'applicazione Wine, possiamo andarci finalmente a scaricare il nostro Reaper a 32 bit, nel mio caso ovviamente. 64 bit non sa neanche cosa sono il processore di questo PC. Ok, salva, come possiamo vedere è velocissimo. Ok, finita l'installazione, perfetto, possiamo uscire dal nostro browser e andiamo negli scaricati. Ecco qui che ci troviamo, io l'avevo già scaricato ovviamente prima di fare il tutorial. Comunque andiamo a
a lanciare questo. Vedete che adesso l'esecutivo, questa è un'installazione di Windows, come se fossimo su Windows praticamente. Brutti ricordi, va bene. Possiamo andare avanti con l'installazione, perché adesso gli esecutivi vengono fatti girare grazie a Wine. Qui ce lo mette dentro a C, ce lo mette dentro a C, ce lo mette dentro a C. Che è un disco virtuale che Wine crea. Ecco, Wine non ha bisogno di impostazioni. Come avete visto, io non ho impostato nulla, però lui di default crea un disco virtuale, giustamente, dove va a mettere tutte le installazioni che noi facciamo. In questo caso, cioè, la mette nella cartella Reaper, va a mettere tutti i file di Reaper. Qui gli dico di creare l'icona sul desktop e di associare tutti i file con l'estensione l'estensione dei progetti a Reaper. Vediamo anche l'installazione, che è una scheggia. Ok, finita installazione, finita, close. No, non lo apro adesso, lo voglio aprire io, voglio avere l'ebbrezza e la sensazione di fare il doppio clic. Eccolo qui, abbiamo l'icona sul desktop, doppio clic, e come per magia, grazie a Wine, Reaper parte. Oh, io ho creato un piccolo progettino giusto per il tutorial con 5 tracce. Aspettiamo che la finestra di dialogo ci dia la possibilità di chiuderla, perché logicamente ci dice questa è una versione di valutazione. Come tutti sappiamo, Reaper non è gratuito, anche se l'azienda ha deciso che possiamo provarlo fino a che vogliamo, a vita. Però logicamente chi lo usa per lavoro è giusto che compri la licenza. Dunque, se lo usate per lavoro, chiudete e comprate la licenza. Io adesso facciamo still evaluation. Ok, qui ho detto 5 tracce MIDI con 5 virtual instrument. Vi faccio vedere, questo è un piccolo synth caruccio che ho scaricato gratuitamente, CDS2. Poi ho messo un Tone 2 Gladiator, e anche gli altri sono un Tone 2 Gladiator con i vari suoni. Oh, altra piccola premessa, è normale che non possiamo pretendere di installare plugin, come si dice, che mungono molto la CPU. Non possiamo pretendere di installare plugin di ultima generazione, plugin un po' più vecchiotti che si trovano ancora e che, ragazzi, suonano benissimo. No, non facciamo altri commenti su questo, perché io faccio tantissime tracce con parecchi plugin gratuiti, tra l'altro io uso soprattutto plugin gratuiti e vecchi synth, perché comunque suonano benissimo. Va bene, fatta questa premessa, ma andiamo in play e vi faccio sentire. Ok, non badate alla qualità audio, perché logicamente è il microfono del mio iPad che sta registrando gli altoparlantini interni del portatile, dunque era giusto per farvi vedere che non ci sono scatti, perché la latenza è anche buona, infatti, come io voglio far vedere. Questa emula una tastiera virtuale, che è un... si fa da Reaper, mi sembra che è Vive Virtual MIDI Keyboard, ecco qui. Ok, io l'ho messa qui nel docker per essere più comodo. Comunque Reaper riconosce tutte le tastiere MIDI via USB, basta attaccarla, la riconosce, poi si va qui nelle impostazioni dell'ingresso MIDI e si fa scegliere la tastierina che abbiamo collegato. Le nuove schede audio, ormai la maggior parte delle schede audio hanno anche i driver per Linux ormai, dunque possiamo attaccare schede audio esterne e prendere i driver per Linux. Vi faccio vedere che nelle impostazioni, nelle preferenze, se noi andiamo a vedere, ecco, audio device, praticamente stiamo utilizzando la scheda interna del portatile,
Io l'ho paragonato, questo ve lo posso assicurare, a un come se avessimo XP e i Drive Asio. Io ho provato anche con più tracce e a 24 bit. Sono riuscito a far girare una quindicina di tracce con 15 Virtual Instruments. Il bello, perché installare Reaper sotto Linux quando ci sono anche altre DAW di Linux come Linux Music Media Studio, che credo sia l'acronimo, e Ardour, e poi ce ne sono altri. Io ho provato queste due che dicono che sono le più blasonate, ma sinceramente, vabbè, lavorando ormai da anni con Reaper, per me non ci sono paragoni. Ma poi è il bello, ragazzi, che noi possiamo installare tutti i plugin di Windows e farli girare tranquillamente qui sotto Linux, nel senso che, come potete vedere, io se faccio addiziona ho tutti i vecchi plugin che avevo sotto Windows. Praticamente non ho fatto nient'altro che prendere la cartella dei vecchi plugin di Windows e copiarla in Linux, e funziona. Funzionano tutti quanti. Vi faccio vedere il mitico Super Wave P8. Perfetto, sta suonando. Perfetto, si sente benissimo. Come facciamo ad installare i plugin? Per installarli no, vi faccio vedere se dovete trasportarli o quelli che avete già. Praticamente quelli gratuiti funzionano tutti, quelli a pagamento bisogna reinserire i codici di licenza, oppure quelli che erano a pagamento e poi si sono fatti funzionare lo stesso, mi avete capito, spero. Andiamo qui nel pulsante Start e abbiamo il menu di Wine. Nel menu di Wine, sotto menu, esplora unità C e possiamo vedere che abbiamo la cartella di Reaper, dove dentro c'è il programma Reaper con il suo Excel, comunque basta lanciarlo e funziona. Io ho messo una cartella VST Plugins, dove dentro io ho messo tutti i plugin che avevo in Windows, praticamente le DLL, tranquillamente. L'ho copiato qui dentro, poi sono andato su Reaper e nelle opzioni, preferenze, option preference, vabbè, e qui in basso, praticamente nella parte VST, qua dobbiamo dargli il percorso di dove la cartella dove abbiamo messo i nostri plugin, e poi facciamo auto detect o rescan se installiamo nuovi plugin, e Reaper aggiorna automaticamente la sua libreria. E poi, come ripeto, andiamo qui, addiziona, e ci troviamo tutti quanti i nostri plugin. Bene, altro da dire? No. Ad un mio prossimo video tutorial con questa nuova sessione di video tutorial su Reaper, in modo così anche gli amici di, ripeto, anche gli amici di Linux possono iniziare a fare musica con il fantastico Reaper. Ciao!